macchina che va per staccare. Ed è Rambo ZS a scavalcare Royal Blessed, in terza posizione Re degli Dei, poi Renoir Dani, Rupert, Radio Freccia, P in coda, Ruti Griff in piegata, Rambo ZS avanti a Royal Blessed, completata la curva, entrando di fronte, fa andatura Rambo ZS, in seconda posizione Royal Blessed, in terza Renoir Dani, poi lungo la corda Rupert, quindi all'esterno Re degli Dei, migliora Re degli Dei che si trascina Radio Freccia P, Re degli Dei raggiunge Rambo ZS e potrebbe ottenere disco verde, esiste Tommaso Di Lorenzo, passa Re degli Dei avanti a Rambo ZS, in terza posizione Royal Blessed, dopo i primi quattro completati in 31-1, non trotta Royal Blessed, favorito che se ne va a tabellone. Re degli Dei in vantaggio, Re degli Dei continua avanti a Rambo ZS, 29-4 il secondo quarto, in terza posizione Radio Freccia Fine, quarta Renoir Dani, poi Rupert e Ruti Griff nell'ordine. Re degli Dei in vantaggio, un giro al termine, Pinagliana con Re degli Dei avanti a Rambo ZS, poi Radio Freccia P, penultima piegata con Re degli Dei in vantaggio, Rambo ZS in seconda posizione, in terza Radio Freccia P, in quarta Renoir Dani, 800 metri al traguardo, 31-4 per completare il terzo quarto. All'avanguardia Re degli Dei, in seconda posizione Rambo ZS, Re degli Dei, Rambo ZS, poi Radio Freccia V, Rupert e Renoir Dani, in coda sempre Ruti Grip, Re degli Dei avanti a Rambo ZS, così all'attacco del mezzo giro finale, Re degli Dei, Rambo ZS, Radio Freccia V, poi sempre Rupert lungo la corda e in fuori Renoir Dani, lungo l'arco della piegata. Re degli Dei in vantaggio, 2.003 per arrivare ai 400 finali, 28-1 per il penultimo quarto, non trotta Rambo ZS, Re degli Dei avanti a Radio Freccia P che prova ad incunearsi al suo interno, Re degli Dei in vantaggio, ma il re è Tommaso Di Lorenzo, Re degli Dei, Radio Freccia P, Renoir Dani, Ruti Griff e Rupert nell'ordine. Va dunque ad imporsi Re degli Dei, allevato al 50% dalla scuderia della società agricola degli Dei e al 50% dalla scuderia Mille Piedi, li ha usati tutti questi Mille Piedi per imporsi, per i colori della scuderia SRC, il training di Mauro Baroncini e la guida sempre ispirata ed ispirabile di Tommaso Di Lorenzo.